faccio vedere gli ospiti, eh? Dov'è il mio? Non ce l'ho più? È dietro di me? Guarda. Ah, è attaccato qua. In ordine al suo posto. Gioia mia, buongiorno Cesare. Grazie tesoro. Guarda, faccio lavorare anche gli ospiti, che tra un poco vi faccio vedere. No, solo così. Ok. No, se no mi stacchi tutto, eh. Allora, ecco, tutto bello fatto su, così devo stare qua mezz'ora a rifarlo. Guarda, tu lo fai apposta, no? Tu lo fai apposta perché io devo tribulare, hai capito? Ecco, guardate come l'ha cacciato dentro questo microfono, guardate un po', ve lo faccio vedere. Dopo gli faccio la foto, lo metto su Facebook. Allora, io sono pronta, guarda, ecco, adesso sono pronta, ho il microfono, mi senti Cesare? Forte e chiaro. Buongiorno, buon inizio di settimana a tutti, buon lunedì, oggi una giornata bellissima col sole. Abbiamo degli amici nuovi in studio che sono venuti a trovarci. Adesso ve li presento, loro sono i Mixtic Band e sono Patrick e Grazia, eccoli qua. Ciao a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ti ama Mirillo, sì, Patrick? Alla follia. Stai attento che tra un po' ti bacio anche in bocca. Va bene. Perciò tienilo lì fermo perché è molto pericoloso. Allora, cari amici, ben arrivati a Dedicato grazie, a voi. Grazie. E naturalmente oggi ascolteremo le loro canzoni, la loro musica. Sono due amici che vengono da Milan, l'Engrand Milan. Infatti siamo scesi dalla Madonnina per venire direttamente da qua. Vedi, per venire qua nella bassa, cremonese. Benissimo. Come bassi ci siamo, io. Adesso, guarda, ascolta Patrick, piacere. Non è che sono molto alta nemmeno io. Però dicono che il vino buono sta nella botte piccola. Sì, è una scusa, vabbè. Ci consolano così. Sì, è l'unica maniera. Allora, caro Patrick e cara Grazia, allora, come mai approdati ha dedicato a voi? Chi vi ha dato questo input di venire qui da noi? Parla Patrick. Una domanda che le fa lei mi dice a me. Allora... Io sono quella che si occupa della musica, delle scalette, di tutto. Poi il resto ci pensa lui, Patrick, guarda, carta bianca, fai proprio quello che vuoi. Cioè... Allora, noi un po' che ti seguivamo, sei molto estroversa, ci sei piaciuta tantissimo. Davvero? Più di Birillo. E allora avete detto, abbiamo detto proviamo e sì. vado a trovarla, benissimo, e questo mi fa tanto piacere. Allora io direi di cominciare subito, poi magari parliamo un po' di voi. Comincerei subito con una bella canzone, sì? Così diamo già l'input agli amici di poterci seguire. Perfetto. E ascoltarvi. Bene, va bene? Bene. Oh amici, telefonatemi, messaggiatemi e ditemi se i miei ospiti vi piacciono, se le loro canzoni che proporranno vi sono sono di vostro gradimento. Certo. Ecco, no, perché insomma, sai, dopo decidere è sempre il pubblico, assolutamente. È sovrano, sempre. Adesso Patri, tu dovresti darmi per il... Se ci riesco, perché si è accasato bene. Non è va bene. Amore mio. Non mi va bene, venite via da Patrick. Allora, tu adesso stai lì perché la mamma deve lavorare. Allora, caro Patrick e cara Grazia, accomodatevi pure. Bene. Esatto. E sì, questo appoggialo lì perché lì c'hai già sì il microfono. Esatto. Allora, cari amici, andiamo ad ascoltare questa coppia di nuovi amici di Dedicato a voi. Sono i Mixtic Band, Patrick e Grazia. La prima canzone, Cesare, io farei cuore, perché mi ricorda un qualcosa, mi fa venire in mente una cosa bella. Allora andiamo ad ascoltarli. Cuore per voi. Cuore
ogni palpito, ogni attimo d'amore. Sto vivendo con te i miei primi tormenti, le mie prime felicità. Da quando l'ho conosciuto, per me, più pace non c'è. Vieni, voglio bene, sai, un mondo di bene. E tu, batti per me. Ad ogni piccola, ad ogni tenera sensazione d'amor, ogni giorno lo so, sempre di più, sempre di più, tu, tu soffrirai, oh mio povero cuore. Ad ogni piccola, ad ogni tenera sensazione d'amore, ogni giorno lo so, sempre di più, sempre di più, tu, tu soffrirai, oh mio povero cuore, oh mio povero cuore. Bravissima, grazie. Ai padri, che venite qui, venite qui. Mamma mia, che voce, ma sai che qui in studio mi butti giù i muri? Sì, eh? Bisogna stare attenti, eh? Penso che io non ho più i capelli. Ah, è per questo che non hai più i capelli. Allora, gliel'ho fatti cadere io. Davvero. Posso di cantargli vicino? Da quando cantate insieme? Sono dal 2008. E però so, Patri prima mi raccontava che siete amici da una vita e poi dopo avete intrapreso di fare musica insieme. Esatto, sì. Bello. E adesso dal 2008 adesso praticamente fate serate, serate, feste di piazza e tutto il resto. Quello che serve per far divertire. Esatto, il nostro lavoro è proprio far divertire le persone. Sì. Benissimo, allora io ho iniziato, ma ho dimenticato una cosa che ormai ha dedicato a voi, è diventata quotidiana, ed è il nostro calendario filosofico. Allora, siccome ieri non c'eravamo, e ieri era domenica 19 gennaio, il nostro calendario diceva: l'inaspettato è sempre più bello del previsto. Direi proprio di sì. Allora, invece oggi, che è il 20 gennaio, è 2020, che è un lunedì, il nostro calendario dice: non giudicare le scelte delle persone, non sai quali erano le opzioni tra cui potevano scegliere. È vero. È molto filosofico, ci fa riflettere questo calendario, eh? Molto bello. Bene, allora, ecco, perciò a volte se uno fa una scelta che a noi sembra sbagliata, magari lui non poteva fare a meno di farla. Certamente. Ecco, esatto. Perciò non giudichiamo mai l'operato di nessuno. Allora,
Cominciamo, perché noi abbiamo gli amici che scrivono e gli amici che telefonano. E allora andiamo ad ascoltare chi ho al telefono. Pronto? Pronto, sono pronto, signora Fiorenza, sono pronto. Benissimo, allora mi dico quello che vuol dire. Ma io voglio dire un buon inizio settimana a tutti. Ecco, e oggi c'è una bellissima giornata, c'è il sole, ma noi con la signora Fiorenza Mori il sole l'abbiamo sempre, perché nel panorama delle trasmissioni musicali è la signora Fiorenza il nostro sole, insomma. Grazie, ecco. Gian, tu sei sempre troppo gentile. Beh, è la verità, perché ho un'età certa e me lo posso permettere. Sì. Va bene. Lo sai che in Valera la canzone Cuore veniva richiesta molto spesso. Io non l'ho mai cantata perché è difficilissima ed è il cavallo di battaglia di vita favore. Mio cuore. Che peraltro io ho visto al cinema Colombo di Alassio. Ciao Patti. Allora, questa cantante ha eseguito Cuore in una versione molto particolare e ha fatto anche nel giro della musica, del ritorno, diciamo, un suo gorgheggio, ha fatto una liaison. Quindi io, in questa canzone così difficile, lei ha messo del suo in maniera molto gradevole. Il nostro Peter Giaguaro se ne intende, sì, ragazzi. Meno male che canta lei. E poi mi piaceva l'espressione buffa del suo compagno, che in alcuni momenti con il labiale ha cantato la canzone verso di lei, e in altri, guardando la telecamera, alzava la gamba, faceva. Però nel contesto, sì, certo, perché il pubblico nota, ecco, questo duo ha un non so che di simpatico. Grazie. Guarda, Virillo, come è arrivato il compagno. Patrick, esatto. Ecco. Guardalo lì. Sì, non mi molla, a me fa molto piacere perché mi tiene tutto il caldo. Va bene, io invece devo dire il santo di oggi. Che santo è, Gian? Dunque, oggi è San Sebastiano e San Fabiano. Posso fare un saluto a un'amica mia e tua di tanti anni di radio, Fabiana? Fabiana, la nostra Fabiana, certo, la salutiamo. E quanti anni di musica, di compagnia, di è vero, radio, è vero. Pensa che è un po' che non la sento, Anch'io. Allora io vi faccio gli in bocca al lupo da tutti gli amici dedicati a voi. Grazie, Gian. Buona giornata. Ciao. Che la carriera rimanga sempre simpatica come il vostro sorriso. Grazie, tesoro. Ciao. Il nostro Gian, lui è fantastico. Lui deve andare a trovare proprio tutto, perché lui è un osservatore. E questo mi piace molto. È molto attento. Allora, ciao Fiorenza, buon inizio di settimana. Potrei chiedere un brano di Giuseppe Spinelli? Grazie mille, un bacio. A presto da Martina. Guarda, oggi abbiamo gli ospiti, poi ho delle canzoni che devo mettere per forza. Se ci riusciamo, ce lo mettiamo di sicuro. Ciao Martina, un bacione. Poi, ma Bruno, ma posso farla vedere? Mi dai il consenso? Il nostro Bruno Raimondi con la maglietta di dedicato a voi. Bella. Ma grazie mille. Grazie. Ma che bello. Ciao Fiore, come stai? Un abbraccio da Adriana e Lidia, una carezza a Virillo. A voi due un grande abbraccio e naturalmente anche Adriano, un abbraccio forte da parte mia. Siete sempre nel mio cuore, e spero di vedervi prestissimo. Allora, adesso proseguiamo. No, non proseguiamo. Te piaceva a te? Hai detto adesso facciamo un altro brano? No, immaginavo. No.
no, no, perché dobbiamo salutare anche gli amici un pochino. Certamente, assolutamente. Ecco, allora la nostra Denise che dice buongiorno, buon inizio settimana, un saluto agli ospiti, un bacione a te, a Virillo, alla regia, alla piccola. Grazie Denise. Poi auguri per il lieto evento a te, famiglia Mor. È nata Alba nella mia famiglia, è nata la piccola Alba, mi viene da piangere se ci penso, mi viene da piangere. Okay. Allora è bellissima, proprio bella, 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 bella. E come ero io quando ero piccolo. Anch'io, no? Anch'io comunque faccio gli auguri a lei di essere entrata in questo mondo e essere entrata nella mia famiglia. E anche a mamma, papà, un bacione grande a tutti i nonni. Allora, grazie di avermelo ricordato, Denise. No, non volevo ricordarlo perché piango, hai capito? Il problema è quello. Io se vuoi il fazzolettino ce l'ho. Ce l'hai il fazzolettino? Sì, sì, già portato qua. È per quello che... Aspetta che mando indietro un po'. No, ma dopo il trucco va giù. Però, però non va bene neanche mandare indietro, Perché quando le lacrime arrivano... O bisogna per lasciarle amore, andare. Esatto, o per amore o per... qualcos'altro, bisogna lasciarle andare, bisogna lasciarle andare. Sì, perché le emozioni bisogna sempre esternarle, brava, perché altrimenti non siamo delle persone un po' insignificanti. No, poi dicono anche che ci si ammala. Ci si ammala. Implodere tutto. Allora, io non mi ammalerò più, mi dovete sopportare ancora per tanto, tanto tempo, perché io spiagnuccolo. Io spiagnuccolo, va bene. Allora la nostra Isabel, anche lei, ciao Fiore, elegantissima come sempre, un saluto ai tuoi ospiti, un bacione. Grazie Fiore. E un abbraccio a te e a Cesare, la nostra Isabel Zucchini, poi la nostra Antonietta la Friulana, buongiorno a te, buona giornata ai tuoi ospiti, un saluto alla banda dei matti. E grazie. Finalmente sole, dopo acqua e nebbia, un bacione Friulana e il Duca. Ma solo tu hai l'acqua e la nebbia. Qua, insomma, bene o male, anche la settimana scorsa è stato abbastanza bello, c'è stato il sole, insomma, tu dove vivi in mezzo alle risaie, in quel di Pavia, lì c'è la nebbia, e d'altronde che fa, mi dispiace più per te. Però c'è il riso buono, dai. Però c'è il riso buono. Anche mio figlio mi ha portato, ha fatto un risottino che mi diceva mangiami. Ecco. Allora, poi il nostro Bruno Raimondi, buongiorno tesoro della TV, saluto a te e ai tuoi ospiti, grazie. Grazie. Poi la nostra Antopolito, buongiorno a te, a tutto dedicato a voi, a Cesare, un saluto a Patrick e a Grazia. Grazie. A tutti gli amici in ascolto, la nostra Antopolito. Ciao Anto. Allora, adesso però stanno arrivando Iose, ve lo dico, stanno arrivando tanti tanti bei messaggini, però dobbiamo ascoltare anche la musica. Adesso questo qua di nuovo mi ringhia, se lo porto via da dai, te, proviamo. Ma d'altronde, amore, dai, vieni. Oh, che bravo, bene. Ha capito. Allora Patrick, dal momento che si sta mettendo, no, sta arrivando di nuovo, allora io ti consiglierei di andare alla tastiera, ecco, e insieme alla nostra Grazia, così, ecco, Pirillo sta calmo, non so, ha un amore smisurato per il nostro padre. Si è innamorato di Patrick. Si è innamorato e si vede che è una bella persona, perché i cani sentono queste cose, esatto, perché quando le persone non li amano, loro non gli vanno mica vicino, no? Noi abbiamo in comune gli occhi. Bellina questa! Patrick ha detto, abbiamo in comune gli occhi un po' sporgenti, ecco, è per quello che ti piace Patrick, ecco, va bene. Allora, adesso andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Anche questo molto datato e penso che l'abbiamo ballato un po' tutti, il Jegeje, Allora, cari amici, la nostra Grazia e Patrick vi fanno ascoltare Jegeje. Il mio saluto, Jegeje,
Cosa fai, Biri? Amore mio, cosa fai? Si è scatenato anche Birillo, Non lo so, cosa gli è venuto in mente. Allora, aspetta, perché mi sono persino spogliata a ballare il gemito. Aspetta un minuto. Si inizia così, piano piano. Piano piano. Aiuto, ragazzi. Ha ballato anche lui il jengel. Ha ballato anche lui, ha fatto sul casino della miseria. Vabbè, niente, ragazzi, mi sono spogliata, sì, bellissimo, tesoro, bellissimo. Abbiamo, vedi là, vedi, fallo ancora, Cesare. Fallo ancora? Ecco, ci sono i segnali di fumo. Ok. Quando ci sono i segnali di fumo, sì, okay. Quando ci sono i segnali di fumo vuol dire che abbiamo la nostra pubblicità. Okay. Perciò io adesso devo andare in pubblicità e vado con Samarcanda, corri cavallo, Luca, Panama. Per voi, che è stata richiesta da Luisa. Ciao Luisa! Ecco, naturalmente Birillo deve fare il giro da tutti gli ospiti, sì. Ecco. Proprio così lui, non c'è niente da fare. Io sono un po' geloso, eh. Davvero? Mi ha abbandonato. Ti eri affezionato? Sì, l'ho già abbandonato. Da me adesso. Allora, occhio al bottone sul balcone. Ma Gian, amore, non guardare troppo. Si era aperto un pochino, perché ballando in jag. A proposito, ho telefonato a Maristella, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto, mi hanno fatto scatenare. Grazie. E ho ballato anch'io. Ti si è sbottonato anche a te il bottone sul balcone, Maristella. Un bacione. Allora, poi vado a salutare, aspetta un minuto, che adesso arrivo, con calma. Allora, vado a salutare il nostro Giuseppe Giuliano, che dice, buongiorno Fiorenza, oggi ti mando il profumo dei miei garofani. Buona giornata a te, Cesare, e ai tuoi ospiti e a tutti i telespettatori. Io ti ho mandato una foto, me la puoi far vedere? Guarda che belli, bianchi, fucsia, rossi, i garofani del nostro Giuseppe Giuliano. Ma che bei fiori che avete voi nel vostro giardino. Ogni tanto vedo dei fiori meravigliosi. Bellissimi. A me muoiono tutti. Anche a me. E non so perché. Magari dai troppa acqua. Sì, eccoli qua. Guarda che belli. Belli. Ah, che belli. Bellissimi. Molto belli, sì. Grazie, arrivano anche qui. Allora, buona settimana Fiori, i tuoi ospiti alla banda dei matti. Un abbraccio al nostro Marcellino. Un saluto. Ciao Marcello. Anche a Luciana. Poi Giulia Villa, buon lavoro a tutti voi. Ciao Giuliana. Non Giulia, Giuliana Villa. Poi la nostra Rosaria La Rocca, ospite. Ah no, aspetta, ha scritto dopo. Buongiorno Fiorenza, saluti ai tuoi ospiti, alla banda dei matti, a Cesare e a tutta la dedicato a voi. Rosaria, lo sai che non mi piace quando metti la banda dei matti? Mi piace di più quando scrivi i miei colleghi, perché sai, tra colleghi... Allora, poi Antonio Donato, un dolce giorno, la nostra Lina Pasquariello. Grazie Lina. Ciao Lina, grazie. Allora, sono arrivati i tuoi saluti, La prima cosa che mi hanno detto appena entrati sono i saluti del nostro... Avevo ancora il cappotto. Un bacione grande, ciao Lina, un bacione grande anche a te. E adesso invece andiamo ad ascoltare il prossimo brano. Birillo, dovrei riprendermelo. Birillo, amore, perché tornare da mamma. Che facciamo? Ci torniamo? La vedi in difficoltà? Ma ci torniamo o no? Che dici? No, ci torniamo. Proviamo. Ci torniamo. Ecco qua. No. Non vuole proprio. No. Perché mi è caduto il microfono. Il microfono è oggi è così, ragazzi. Grazie, Patri, gentilissimo. Allora, non so perché non vuole abbandonare i miei ospiti, Birillo, e se fa. Allora, ecco qua. Allora, Patrick, vai ad accompagnare naturalmente alla tastiera la nostra Grazia e allora sono come tu mi vuoi. Ma davvero? Ecco, amici, io sono come voi mi volete. Patrick e Grazia per voi. Grazie. Thank you.
Mina, vieni, complimenti, molto molto bella questa canzone, ma l'hai cantata veramente molto bene. Grazie, eh? Grazie. Complimenti, grazie. Fiorenza, a nome di tutti. Abirino è tornato da te, velocemente. Sempre. Allora, pronto chi ha il telefono? Pronto? Signorina Fiorenza? Sì, sono la signorina Fiorenza. Vicina, Maria Pia! Grazie, dimmi! Sant'Antonio? Ma ci guardano dappertutto allora. Adesso così è una bella donna. Oh, grazie. Va bene, va bene. Va bene. Ti piacciono gli ospiti, Maria Pia? Va bene. Grazie. Un saluto. Certo, amore, ti ho salutato adesso, Maria Pia. Ci stiamo parlando. Ti salutiamo anche noi. Ciao Maria Pia. Ciao Maria Pia. Allora, insomma, abbiamo parlato del suo paese e gliel'hanno detto, vuol dire che tante persone ci guardano, sì, eh? Insomma, è una bella soddisfazione, Maria Pia. Pronto? Pronto, bella, ciao, complimenti ai tuoi ospiti. Grazie. Belle queste canzoni. Molto bene, davvero, Sì. Sto sentendo proprio col cuore perché sono molto belle. Grazie. E poi ha una bellissima voce, grazie, Sì, ha una bella voce, proprio un bel timbro di voce, bello. Grazie, bello. Signora, noi cristiani diciamo bello. E d'altronde cosa possiamo fare? Ognuno abbiamo il nostro modo, no? Ogni paese che vai, usanze che trovi. Brava. Niente, volevo salutare loro che sono molto bravissimi. Grazie mille. Buona giornata. A Cesare. E a tutti, da donna, tutti, non comprendo, a tutte le mie amiche. Va bene, grazie Angela. Grazie Angela, ciao. Bellina questa, molto bravissimi, Vuol dire molto. 5 punti esclamativi. 5 punti esclamativi, pronto. Pronto? Ciao Fiorenzo, Anto, ciao. Ciao Anto, ciao carissima. Ciao. Come stai? Tutto bene. Grazie. Sempre a mezzogiorno e la sera. Volevo fare i complimenti ai tuoi ospiti. Grazie. Benvenuti, a dedicato a voi. Grazie, guardi, ci mettiamo qua le tende. Sì, speriamo che venite altre volte. Certo. Quindi l'occasione per invitare altri gruppi da venire a dedicato a voi. Sì, anche perché lei è bravissima. Sì, la Fiorenza è una brava padrona di casa. Sì, molto. Fa sentire a suo agio a tutti. Quindi speriamo che altri gruppi si aggiungano a dedicato certo, a voi. Certo. Ne abbiamo degli altri, nuovi farvi ascoltare. Perché è bello, io dico sempre, le porte di dedicato a voi sono aperte a tutti. Perché la musica, insomma, va bene, ci sono i grandi, certo, tanto di rispetto e tanto di, ci sono anche piccolini. Di chapeau. Però ci sono anche i piccolini come e ci noi. Sono queste persone che cantano per la grande passione e che tra l'altro hanno anche delle bellissime voci. Perciò ti interrompo, se non fanno così noi pubblico non li possiamo conoscere. È vero. Perché i grandi li conosciamo e hanno la loro, diciamo, hanno la loro il loro brand, certo, come si dice, sì. No, parliamo un po' in inglese. E quindi questi piccoli ben venga, che poi tu dai l'opportunità a tutti, certo, di eseguire poi con una semplicità e fai i serali, che è una cosa proprio, una meraviglia, ti voglio fare, cioè i complimenti non bastano. Grazie. 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 Serenità. Infatti
prima cosa che mi ha detto, mi ha detto qua mi trovo veramente a casa. Esatto, ecco. È stato durante la pubblicità che ho detto con la Fiorenza, guarda, questo è veramente un ambiente bellissimo, tu sei una persona squisita, veramente. Squisita, ci siamo subito sentite la Fiore non ha, come te lo dico proprio, non hai la puzza sotto il naso. No! Ecco, quindi... Non ci riuscirei, sono fatta così. Ascoltami Fiore, sei ruspante. E sai cosa vuol dire quando uno è ruspante? Quindi vuol dire che tu sei la portata di tutti. Grazie. Sei proprio genuina. Grazie. Ma sono deliziosa, veramente. Io ti seguo, ma non è che chiamo, però ti scrivo. Perché tante volte ho da accudire un po' i miei familiari, certo. E non posso sempre telefonare. Però vai grande, dagli tutta, grazie, grazie. Ando, un bacione. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Grazie, mi fate emozionare, Mi fate emozionare perché insomma queste cose mi fanno veramente tanto piacere. Perché a volte sento, sapete o no, si sente una... campana, bisogna essere se stessi, ecco, esatto, è la cosa migliore. Invece io non posso cambiare, no, a volte no, mi dico devi. Ma devi parlare di meno e mettere più canzoni, insomma va bene, potrò anche mettere una canzone in più, però cosa ha valso non fare una parola con Patrick, sì, no, oppure esatto, con Grazia, oppure con Anto, con il Giano, ma così questa formula è proprio tra amici. Esatto. Che hanno la passione del canto, uno canta, l'altro ascolta, si fanno due chiacchiere, è perfetto, secondo me è perfetto. Anche per me, è per quello che io, insomma, le campane le ascolto poco. Esatto. Le ascolto niente. Vai bene. Ragazzi, ho detto, chi mi ama così, chi non esatto. mi ama, gira canale e guarda. E ti amano in tanti, perché vedo che il telefono squilla sempre. È vero. Allora, chi è la signora, stupenda signora che presenta? Come si chiama? Mi chiamo Fiorenza, tesoro. Un bacione grande. Allora, poi vado a salutare... Aspetta. Allora, l'amica Francesca. Ciao Francesca, un bacione grande. Adorabili artisti che seguo e che amo per il loro modo di coinvolgere il pubblico e per la loro bravura autentica. Grazia? Matemi meravigliosi. Classe e dolcezza per la cantante Grazia, simpatia grazie. E figlio allegro alla al compositore Patrick. Grazie, signora, grazie. Ecco, allora, Grazia. Lei è molto composta, lei sì, è molto signora, io sono un po'... Vabbè. Ma va bene così, sì, ma Patrick, scusa, se uno non fa un po' il maschio, sarebbe una noia, esatto. Lui mi incita a fare cose, io lo freno, hai capito? È vero. Bene. E così ci compensiamo, hai capito? Va bene. Allora, dunque, aspetta un minuto, che vado a salutare la nostra Angela, il mio amico William. Ciao William. Ciao. Lui è un... come si chiama? Armonica vocale, ecco, non mi veniva. Ma che lei suona l'armonica? Davvero? Sì. Allora, lui è diventato... ha partecipato ai mondiali. No, lei no. Non siamo a questi livelli. No, però è molto bravo. Era arrivato il Miss Secondo. È un carissimo amico di Parma che continua a dire vieni a trovarmi, ma non viene. Pazienza, noi aspetteremo, Io l'invito te lo faccio sempre perché sai che amo moltissimo la tua musica e mi farebbe tanto ma tanto piacere. Allora, poi ti mando un fiorellino visto che ti chiami Fiorenza. Grazie, che carina. Allora, adesso però dobbiamo andare nel Consiglia. Sì. Nel Consiglia parleremo dell'inedito che avete fatto, che poi ascolteremo e saluteremo le persone che dobbiamo salutare. Va bene.